Con un cuore intorno. Sognare si può e non è peccato. Sognare si può, anzi, devi. Se ci credi, ogni sogno diventa realtà. Le rubriche di Vanna Posti. Sognare si può, buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Speciale Celentano. Sorrisi. Celentano. Voglio iniziare subito con un saluto. Voglio salutare Francesco Prisco. No, Francesco Prisco. Perché lui è già qui. Ciao Francesco. Sì, veramente dovremmo fargli una puntata dedicata, mezza puntata dedicata con dei pezzi. Hai ragione. Guarda, prima o poi lo organizziamo, Francesco. Sì. Non magari tutta la trasmissione, ma una mezza puntata dedicata ai tuoi pezzi. Guarda, ci lavoreremo con Ivana, perché te lo meriti, perché sei uno dei più ascoltatori assidui. Pertanto ti ringraziamo. Grazie. Voglio dirti un'altra cosa. Francesco ti dice: Roberto, tu sei una cosa grande. Tu sei una cosa grande per me. Una cosa. Fai innamorare. Che meraviglia. Che con Celentano non c'entra nulla, però sappiamo che qui le cose funzionano come in un jukebox. Basta mettere il gettone e parte, fa anche rima, la canzone. La canzone, tant'è che ti ringrazia, un grazie con tantissime. Poi voglio fare un abbraccio immenso a Gabriella e al suo fantastico papà. Ciao, e lei sa perché. Beh,
Tutto bene, Gabri? Vi mando un abbraccio enormissimo a lui, a lei, al suo fantastico papà e a tutti i nostri amici dell'Angolo del Confronto. Bene. Allora, Roberto. Allora, beh, intanto, come avrebbe detto Mike, buongiorno, ci scusiamo, cari amici telespettatori, per il ritardo, perché come noto a Torino, quando ci sono due gocce d'acqua, la città si paralizza, per cui partiamo con un pizzico di ritardo, perché ovviamente, insomma, c'è stato un po' di traffico e quindi... due gocce d'acqua. Allora, intanto Franco, ciao, sì. Grazie. Ciao Franco, ciao. Allora, avevamo detto Celentano, no? Celentano, sì, all'inizio, sì, sì. Della rubrica Sorrisi avevamo già presentato, però in condizioni un po' avventurose, e quindi oggi abbiamo l'opportunità di rifarlo un po', insomma, un po' meglio tecnicamente. Avventurose, direi che è un complimento. Mi ricordi? Che, mi ricordo. Che emozione! Veramente. Che emozione. Sì. Poi c'è la canzone dove si parla dell'emozione, ma la facciamo poi più tardi. Sì, allora, sì, ci sì, sono sì, vari sì. periodi nella discografia di Celentano, e proprio in questo periodo su un'altra radio concorrente stanno praticamente presentando tutti i pezzi di Celentano dall'A alla Z. Tenete presente che i pezzi sono più di 500, quindi sta trasmissione penso che finirà a Natale del prossimo anno. In eterno. Ecco, noi invece, diciamo, nell'arco di un'oretta, tre quarti d'ora, cerchiamo così di accennare le canzoni più rappresentative di Adriano. Ci sono vari periodi, e quindi io direi partiamo con i pezzi un attimino più datati. E questa qui è una canzone sempre molto attuale. Prendo il giornale e leggo che di giusti al mondo non ce n'è. Come mai il mondo è così brutto e siamo stati noi a rovinare questo capolavoro sospeso. Questa canzone sotto l'aspetto musicale è faticosissima, c'è solo un accordo. Leggo che tu dovresti fare leggo che leggo no che. Io faccio leggo che, tu mi rispondi leggo che, vado, leggo che sulla terra sempre c'è una guerra. Avete visto, sono riuscito a farla cantare, è bravissima, una di queste volte io suono e Ivana canta. Adesso, allora, esagero umanamente. Questo era Il mondo in mi settima, e si intitola Il mondo in mi settima perché io dico che è forte, perché l'accordo è sempre in mi settima, e devo dire che leggendo, sentendo oggi il testo, questo testo è sempre attuale. Però c'era un pezzo, e qui mi cimento con un pezzo a ritmo di tango che non abbiamo mai fatto, no. E che si chiama, non ve lo dico. Al mattinè del giovedì ballo liscio al Garden Blu con l'orchestra serenè. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuoi ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col maschè, perciò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Bom, bom. Grazie, questo qui. Questo qui era a tempo di tango, però diciamo che Celentano aveva un po', come dire, imitato i cantanti americani, inglesi che facevano il rock and roll, no? Sì. E tant'è vero che aveva composto un pezzo che a me piace un casino e si chiama Il tuo bacio è come un rock. Yeah. Ne accendiamo un pezzo perché è molto ritmata. Pronti? Il tuo bacio è come un rock che ti morde col suo swing. Sei facile al knockout e ti fulmina sul ring, fa l'effetto di uno show e perciò canto così. Oh 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 oh. No, scusa, rifacciamola perché è bravissima. No, cazzarola. Tutto a posto, Ivana? Tutto bene. Lo spacciatore sempre quello? Sempre il solito.
però hai cambiato roba. E sarà aspetta, più buona. Sarà più buona. Allora, aspetta, rifacciamo perché veramente oggi è in gran forma, Ivana. Allora, dove eravamo arrivati? Vabbè, dai. Il formaggio è come un rock che ti morde col suo smì. È assai facile al knockout che ti fulmina su lì. Fa l'effetto di uno shock e perciò canto così. Oh, 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 oh. Pace come un ro, i tuoi baci non sono semplici baci, ti non solo ne vale almeno tre, e per questo bambina tu mi piaci, e dico ma, baciami così. Madonna, veramente, e allora? oggi veramente non ce n'è per nessuno. Benissimo, devi salutare qualcuno. Mi sono alzata così, sì ragazzi, mi sono alzata così. Allora voglio salutare Sergio Selvaggio, Marcello, voglio salutare Emiliano, Franco, Claudio, Francesco Murlo, Mauro Boaretti. Vai che oggi l'ho anche detto giusto, non ci posso credere. Voglio salutare Patrizia, voglio salutare Saverio Alosa, è un tenore bravissimo che chissà magari prima o poi verrà a trovarmi. Sì, l'importante è che poi non ci dia le votazioni, soprattutto a me. No, perché, insomma... infatti, no, soprattutto questo a me. No. Buongiorno Sergio, buongiorno. Allora, diciamo che oggi il tempo è molto triste e piovoso, e allora Noi ritorniamo un attimo indietro nei mesi. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le spiagge e sono solo qua giù in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi prendo il treno e vengo da te. Ma il treno dei desideri, dei miei pensieri al contrario. Allora, come si fa? Oggi veramente, giuro che non ho bevuto, Io ho bevuto sì, solo un caffè. Bene. Va bene, la pioggia mi fa questo effetto, voglio portarvi un po' di sole insieme con Roberto, quattro risate, via. Quattro risate come sempre. Come no, comunque, sempre, dai, sì, alla sì, grande. Sì. Allora, poi c'era quest'altro bellissimo pezzo che Celentano aveva dedicato in generale alla figlia piccola o alle figlie piccole, e in quel periodo tutti l'hanno apprezzata tantissimo perché quel vestito d'amore è sbucato, che impressione averlo indossato, se tua madre ti vede lo sai, questa sera finiamo nei guai. Ma sei proprio tu, 14 anni un po' di più, la tua parte è da un po' che non l'hai, il tuo passo è da donna, e tanto tempo se ne va e non ti senti più bambina, si cresce in fretta la tua età. Tanto tempo se ne va, coi sogni e le preoccupazioni, le calze a rete han preso già il posto dei calzettoni. Meraviglia, no? Una canzone dedicata a un figlio, una figlia. È così. E la vedi crescere, il tempo che passa. È così, è così. È difficile, è difficile lasciare andare. I figli. Bene. Che crescono. E mo? E allora, dunque,
Allora, intanto aspetta. Vai. Laura, voglio salutare Laura Mosca, lo so, non ti ribaltare dalle risate, sto cantando pure io, non dire niente. Ancora un saluto a Roberto Lolandi, Luisa Ramasso, Claudio, voglio salutare Patrizia, fammi ancora amica, ti prego. Paolo, Iacovelli, Antonella, Perrucci, fatemi ancora amica. D'altra parte, siamo bravissimi. Oh, questa era l'unica cosa che potevi dire. Soli nella campagna. Tu devi dire Viola. Dai, le facciamo 3-2-1. Soli nella campagna. Viola. Col vento che ti spettina un po'. Arrivò stesa sul pieno mentre il sole va giù, una stella sul prato sei tu. Torno con le pronte farfalle, viola e canto notte per noi, pronti? Viola, tutto è più bello, perché come c'è l'erba, amore, vita c'è. Viola. Madonna, veramente, cioè, dobbiamo preparare qualcosa e vedrete, prima o poi le faccio cantare. No, tu avevi cantato una volta un pezzo, eravamo ad Arte Città Amica, io ti avevo accompagnato e tu avevi fatto un pezzo, però non mi ricordo. Neanche io, lasciamo. No, tu hai voluto dimenticare, dai, conferma. Ho voluto dimenticare, sì. Ciao Rosario, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi. Allora, dopo tutto sto casino che stiamo facendo, a qualcuno non resterà che pregare. Bene. Pregherò. Perché non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, io t'amo, questo è il primo segno che dà la tua fede. Fare questo è il primo segno. Allora, io t'amo. Questo è il primo segno che dà. Vai, la tua fede finale nel Signore.
Grazie, guarda, mi stai facendo passare una mattinata piena di sorrisi, come sorrisi si chiama comunque, certo, la trasmissione. Approfitto per dare ancora un saluto enorme a Luisa, e poi un grosso saluto a Anna Tamburini Torre, che è la giornalista degli Angeli e che io ringrazio con tutto il cuore, e come sempre è una persona splendida, te lo dico, una scrittrice, una persona meravigliosa, giornalista, eccetera eccetera eccetera, e poi Sergio Del Vaso e poi tutti gli altri, veramente con tutto il cuore, sorridete insieme a noi, perché con questa giornata grigia un po' di sorrisi in realtà ci vogliono. Bene, allora, quindi facciamo, fino adesso abbiamo fatto un po' di casino, insomma ci stiamo divertendo, devo dire, come dei pazzi, però una canzone di Celentano che io voglio sempre fare era quella dedicata a Lucio Battisti, in occasione purtroppo della sua morte, un pezzo che a me piace tantissimo ed era stata composta con l'ausilio di Mogol durante un viaggio in macchina. Mogol raccontò a Celentano che aveva avuto un sogno e aveva sognato Lucio Battisti, e durante questo viaggio in macchina, così dice la letteratura, praticamente Mogol ha dettato un testo che Celentano ha preso, è stato poi musicato, e di qui la canzone che a me piace tantissimo, non è semplicissima. Io sono partito poi così all'improvviso, che non ho avuto il tempo di salutare, l'istante breve è ancora più breve, se c'è una luce che attraversa il mio cuore, l'arcobaleno è il mio messaggio d'amore, può darsi che un giorno riesca a toccare, con i colori tu puoi cancellare il gabinetto dietro la testa all'ora. Sono diventato, sei tramonto di sera, e parlo come alle foglie d'aprile, e vibro dentro ogni voce sincera, e con gli uccelli il mio canto sottile, e il mio discorso è più bello e più denso, esprime con il silenzio il tuo senso. Io quante cose non avevo capito, che sono chiare stelle cadenti, volevo dirti nel piacere infinito, portare queste mie valigie pesanti. Questa canzone è semplicemente meravigliosa, no? Lo tocca veramente, è le emozioni del cuore. Bene, allora, quindi adesso passiamo a un classico di Celentano, con cui aveva partecipato a un festival di Sanremo, non so più di quale anno, è stata cantata in tutto il mondo, e qualcuno dice, dato che si parla là dove c'era l'erba, qualcuno dice che si tratti della prima canzone sulla droga, perché c'è là dove c'era l'erba, c'è la città, hanno portato via tutto, e il pezzo si intitola Il ragazzo della via Gluck. Celentano è nato in via Gluck, in un sobborgo di Milano. Questa è la storia, uè, sei forte. Anche tu. Grazie. Di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck, in una casa fuori città. E stavano cadendo le palle fuori città. Gente tranquilla che lavorava là dove c'era l'erba. Vedi, l'erba ora c'è. Una città, e quella casa, quando c'è il treno, wow wow, mi devi fare wow wow. Va bene. In mezzo, e ormai, dove sarà? E one, two, three. Questo ragazzo della via blu si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse, vado in città. E lo diceva mentre piangeva, io gli domando, amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, là dove c'era verde, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai, dove sarà? Sto seguendo l'ordine, perché dopo attacco un'altra canzone.
passano gli anni ma molto sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatta di strada, ma non si scorda la sua prima casa. Ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici che aveva, solo case su case, catrame e cemento, là dove c'era l'erba ora c'è una città. Non so, non so perché continuerò a costruire le case e non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, non lasciano l'erba, e ho servito così, chissà come si fa, chissà, chissà. E così la seconda storia che vi voglio raccontare è quella del pastore Serafino. Al mondo antico, chiuso nel suo cuore, la gente del 2000 ormai non crede più. Con le pecore, un cane fedele, tre amici sempre pronti, sui pascoli, sui monti, alla strada, alla legge dei cieli, viveva felice così. Fabio Serafino, Serafino, pronti? Oh Serafino, oh, 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 difendi, difendi la tua libertà, la libertà. Quel giovane pastore piaceva alle ragazze perché negli occhi aveva l'avventura, e quando prese in pugno la fortuna e un gruzzolo di soldi per casa ne aiutò, si fece una grande festa da fare girare la testa, si fecero dei banchetti, scoppiarono i mortaretti, per tutti ci fu un sorriso, che giorni di paradiso per un pastore ricco Serafino. Voglio bene, pastore Serafino, un uomo con un cuore da bambino, è libero come l'aria purissima del mattino, ritorna sui monti, ritorna Serafino, è libero come l'aria purissima del mattino, per vivere sui monti, ritorna Serafino. Ma grazie. Allora, salutiamo ancora Paola Griffo, Stefano, Sergio, Manuel, Fulvio, Marco. Ciao Marco. È tutta un'altra musica quella che suoniamo oggi rispetto a quella che abbiamo fatto ieri con Marco, che era qua e fa altri, diciamo, altri generi musicali, però genere, la musica è sempre meravigliosa. Giorgio, Sergio, Anna, aspetta che ho dimenticato qualcosa, vabbè, scusate, Pierpaolo e via così, tutte le persone che ci hanno ascoltato, tutte le persone che ci ascolteranno e che vorranno fare un sorriso insieme a noi, perché noi vogliamo regalare sorrisi. Io l'altra notte l'ho tradita e son tornato alle 5, pian piano sotto le lenzuola, non la volevo svegliare, ma la bacio che vicino a me si illuminò come gli occhi suoi che mi guardò. Io non parlavo, come Giuda la baciai, mi devi fare allora io come Giuda la baciai, io non giocai quella notte al poker, lo sapevo e certo, ma sono stanco chi insieme alla sua amica. Non si fa, ma non si fa. Guardando me sembrava che lei mi la verità, ma per chi l'hai presa? E con la mano accarezzando le mie labbra mi perdonava quello che non saprà mai. Lo dici tu che non so. Io amo lei, chi? Soltanto, soltanto lei. Ma perché mai? La porta di là. E se non lo sai oh, tu? Oh, 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 oh. Questa interazione con Ivana sta diventando mia. Oh, 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 oh. Oh.
un lacrimone tinto di blu. Io amo lei, Pinocchio, soltanto lei, Pinocchio. Bravo. Ma perché mai la mia tradita? Questi uomini, ma io non lo so, lei è stata brava, eh. Vabbè, una mazzolata in testa. Aspetta un attimo, però ad ogni uomo corrisponde una donna quando succedono queste cose. Beh, certo che quindi sì. Quindi calma, eh. Certo calma, che sì. Calma. Però insomma, allora. Beh, poi ce n'era un'altra, quando ovviamente, ripeto, era all'inizio, no? Che faceva delle canzoni, come dire, dedicata al pianeta, alla Terra, un po' come il mondo di Mi Settima, no? A quello che l'uomo non sta facendo per salvaguardare il pianeta. Ce n'era un'altra che non avevo manco messo in scaletta, ma mentre stavo facendo dagli occhi su cadeva giù un lacrimone tinto di blu, mi è venuto in mente. La sua mania di vivere in una città, guarda bene come già cocciati la metropoli, belli come noi, e pochi sai, ce n'erano, e dicevano, quelli vengono dalla campagna, ma ridevano, si spacciavano, già sapevano che saremmo anche noi belli come loro, che saremmo anche noi diventati come loro. Come grattacieli con la faccia di cera, esatto, con la faccia assunta di cera, è la legge di questa atmosfera, e fuggire non puoi quando ti città. Poi diceva nuda sulla pianta. Ok. Diciamo che lui da questo punto di vista è sempre stato piuttosto avanti, no? Sì, è stato uno dei primi ad affrontare questo tipo di tema. Sì, difatti, e l'aveva caro. Sì, esatto. Diciamo che è stato anche abbastanza contestato, però in realtà rileggendo i testi scritti negli anni 70-80 bisogna dire che comunque ci ha preso, ecco. Ci ha preso. Abbastanza. Allora, voglio salutare la Francia. Teo, un abbraccio. Da Parigi. Parigi. Guarda, esatto. Teo, ti ho dato l'amicizia, perché mi ero dimenticato. Quindi siamo amici, Quindi fai attenzione a quello che fai, a come dici, come ti muovi. Ti sta mandando un abbraccio. Guarda che te la leva subito. No, no, no. No, anche perché io parlo praticamente perfettamente il francese. Ecco, come bravo. Tutte le altre lingue, tedesco, inglese, quello che parlo peggio è l'italiano. Come noto, no, però. Comunque, se vuoi, senti, che ci scambiamo quattro pensieri in francese. Ecco, ancora un saluto ad Alessandro e poi anche a Paolino e poi ancora a tutti gli altri che ci stanno ascoltando, ripeto, e che ci ascolteranno. La vicina ogni giorno porta sempre di più, e la vita ogni giorno precipita giù. Smartation, smartation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. Vedi, cambiano i governi, niente cambia lassù. Questa canzone degli anni 70 è sono sempre passati attuale. È guarda, incredibile. Cambiano i governi, niente lassù. C'è un buco nello Stato dove ci sono di più. Salutation, salutation. Io non amore, non capisco perché. Certo per le ferie vostro mare non c'è. Salutation, salutation. Con il salario di un mese compri solo un caffè, gli stadi sono gremiti ma la gente dov'è? Salutation, salutation. Ma siamo in crisi, ma senza andare là, l'America è qua. Bellissima, mi piace. Fantastica, questa. Anche questa non attuale di più. Un abbraccio grande anche a Otilia, lei che nei sogni ci crede. Ciao Otilia. E niente, mi sono spariti i nomi che avevo qua sotto, scusate. Ciao ragazzi. E dopo una canzone sui problemi.
problemi della nazione. Ora sei rimasta sola, piangi e non ricordi nulla. Un po' di tristezza, grazie. Ottilia ci dice che siamo unici, c'ha ragione, perché fuori di testa proprio come due balconi. Grazie. Assolutamente. Da una sognatrice, lei che nei sogni ci crede, è un progetto bellissimo. Allora, ancora un saluto a Bruno, a Vincenzo, a Piero, sono artisti, sono sognatori, sono poeti, sono cantanti, è gente che ha voglia di sorridere. No? Beh, spero che insomma con questo casino che stiamo facendo, ripeto, noi anche se abbiamo fatto qualche pezzo anche più un po' più impegnato, perché è chiaro che poi non bisogna neanche, come dire, quando ci sono pezzi impegnati, renderli ridicoli, perché così non è, perché ha fatto veramente delle canzoni molto, molto impegnate, molto impegnative. Assolutamente. Però diciamo che lo scopo di questa oretta che passiamo insieme, visto che la rubrica è sorridere. Mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei via, e stringerò il cuscino tra le braccia, mentre c'è il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai. Quando brillerai nella mia mano, non vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando un altro uomo, mi sento già perduto nella mia mano, dove prima tu brillavi e diventata un pugno chiuso, sai, cattivo. Adesso non lo sono stato mai, e quando mezzanotte viene, se davvero mi vuoi bene, pensami mezz'ora almeno, e dal buio chiuso una carezza nascerà. Ba-b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 a. Beh, l'amore è un argomento sempre attuale, no? Anche se, voglio dirti una cosa, Celentano spesso nelle sue canzoni d'amore, insomma, è un po' sfortunato. Sì. Posso dirlo? Sì. Lo dico, dai, ormai l'ho detto. Diciamo che sarà stato il periodo, no? Cosa ti devo dire? A volte capita nella vita. No, diciamo che ha fatto un po' di casino comunque, perché lui in realtà quando aveva creato il clan di Celentano,
si era invaghito di quella che all'epoca ed era una ragazza sconosciuta, perché sui dischi non solo compariva come ombra, no? Ed era Milena Cantù, che non, insomma, non aveva avuto un grandissimo successo, però era questa figura all'ombra ed è stata la prima fidanzata importante di Celentano. Poi si è invaghito di Claudia Mori e di lì, anche se poi insomma il matrimonio è durato e dura ancora, la storia è disseminata insomma di tante situazioni, come dicevamo prima, tipo sotto le lenzuole, insomma. E allora? Allora, eh? Io direi, cosa diresti? No, voglio fare questo, cosa vuoi fare? Ci trasferiamo un attimo, come dire, nel penultimo periodo di Celentano, perché siamo partiti dagli anni 70. Sì, sì, e sì. Ieri allora, avevo in testa una canzone, ho provato a buttare giù lo spartito, avverto, ci provo, non so come verrà, perché devo dire è abbastanza complicata sia da cantare e sia da, da suonare. In ogni caso ci proviamo, il pezzo si intitola Ti penso e cambia il mondo. Proviamo, eh? Prego. Fa male come lupi, viviamo in libertà, e tutto sembra perso in questa oscurità. L'angolo infeso, ti cerco accanto a me, da solo di chi non vedo, no, ti penso e cambia il mondo, le voci intorno a me. Credo solo al tuo sorriso, nel senso che mi dà, da solo gli occhi non si vedono, e se cambia il mondo, le voci intorno a me, cambia il mondo, vedo te quel che c'è. Oltre il buio mi vedrai, sento difenderti, proteggerti e non stancarmi mai. Acqua nel deserto non troverò, torni e si vedrà, ti sentirai accarezzare. Vabbè, dai, prima, una canzone d'amore, una dai, canzone. Questa volta una canzone d'amore. Eh sì, ma normalmente, allora, diciamo, ce l'avevamo fatto, ti ricordi, una puntata, magari poi la ripeteremo perché eravamo ancora a casa quando la facevamo. Sì, col telefono e tutto. Tutte le canzoni d'amore, però, quelle cantate, normalmente sono una tragedia, no? Difatti, ma quello stavo dicendo, per questo dicevo che, voglio dire, è un po' sfortunato, spesso nelle canzoni d'amore... Vabbè, ma c'è proprio sto dolore immenso, prendi, cioè non ce n'è una che ne va dritta, e allora... Se tu prendi le canzoni di Battisti e ti leggi i testi, sì, dopo che ne hai lette due... ti tagli le vene, lo so. Esatto. Lo so. Nella migliore lo so, ma sai perché, come sempre, accade, anche ai poeti accade, e a proposito di questo voglio salutarne uno, Antonio Corona, voglio salutare Teo, voglio salutare tutti i poeti, no? Francesco, voglio salutare tutti i poeti, perché spesso accade questo, che quando sei contento e felice non scrivi, no? Quando cioè proprio sei disperato, allora diciamo trasformi in versi o comunque fermi quel momento, vuoi per scaricare, vuoi per sfogarti, vuoi, non lo so. E difatti è vero che spesso molte poesie, molti testi, molte canzoni sono veramente d'amore, sono veramente dilanianti, no? Sono dilanianti, però ripeto, se andiamo a leggere i testi di tutte le canzoni
per dire anche solo dei cantautori, quelli famosissimi, normalmente mezza canzone che finisca bene non c'è, no, esatto, questo stavo proprio dicendo, no? Ma infatti, anche perché probabilmente è vero quello che dici tu, cioè quando c'è una situazione difficile ti viene questo istinto di mettere in versi oppure in musica il tuo stato d'animo, cosa che magari avviene meno quando sei tutto felice, pimpante, esatto, no? Infatti, volendo continuare le tragedie. Ecco, senti, aspetta, fermati un attimo. Ciao Francesco, ciao Teo, ciao Marco. Niente, volevo tornare a dirvi, vabbè, abbiate pazienza, ma d'altra parte lo sappiamo tutti che è così, no? È così. Quando siamo giù che ci attacchiamo la musica a palla e cantiamo. Ma è così. Con le lacrime e gli occhi che scendono. Sì, cioè, vabbè, poi bisogna anche, come dire, anche cantando una canzone triste prendere gli aspetti positivi. Ma prendi energia, perché, comunque, è pieno d'energia, no? Ma ecco. Quindi cosa volevi cantarmi? No, volevo, che ti ho interrotto quattro volte. No, che te ne frega. Volevo cantare, però me ne è venuta in mente un'altra. Che questa qui, anche questa non l'avevo neanche pensata. Ed è un pezzo che stavo parlando prima di quella trasmissione radiofonica dove stanno presentando tutte le canzoni di Celentano, e questa è la sigla. Questa non l'avevo manca prevista. When I get my shoes on, my lover, you go right. You will know where you my shoes, my bread. Oh, my girl won't let you use his shoes and I be choosing all the money to live it. Lo so, è arabo. Dabodaba, dabodabodabodaba, dabo, era la traduzione in una lingua sconosciuta dei signori del piano di sopra. Tommy Pallo. Troppo divertente, e questa no, l'abbiamo fatta apposta perché adesso facciamo un pezzo. Dobbiamo fare un po' di sorrisi. Voglio salutare Super Pippo, tra l'altro. Salutiamo Super Pippo. E dov'è adesso Super non c'è, Pippo? Non ci non sta c'è, ascoltando. Però benissimo, noi però lo salutiamo lo stesso. Vabbè. E anche Flaviana, che è un'altra artista. Si aspetto il sole nel mio cuore per te. Ecco, e poi combinazione proprio in non ci sarà delle, più le letterature. Vabbè, Celentano. Cioè, normalmente le tragedie si consumano quando durante l'estate uno ha una bellissima o più bellissime storie d'amore, dopodiché la storia d'amore finisce e quindi ovviamente l'artista, esatto, il paroliere si sfoga con queste tragedie. Per esempio c'era una canzone non abbiamo ancora fatto l'intentone, non lo faremo, che si intitola La fine di agosto. Cioè già leggere la fine di agosto uno ti dice già male, comincia di un tempo un po' piovoso, in realtà alla fine di agosto, perché c'era stata questa bellissima storia d'amore che si è conclusa ovviamente con lui torna in città dove vive e lei lo stesso. Questo pezzo più o meno, se leggiamo, sentiamo le parole, ricorda anche in qualche modo, perché poi c'era anche storia d'amore di Celentano, dopo ne facciamo un pezzo. Oh, signore, sento il sole nel mio cuore per te, non ci sarà più un'altra estate d'amore. La bianca luna che ci ha fatto incontrare si è spenta con il sole d'oro. Poi cosa dice? Muore. Mare che ci no, dopo ci ha fatto saltato a mezza. Ricordati muore che mi devi fare muore. Fatto incontrare il vento gelido ci porta il dolore. Innamorarmi non mi voglio mai più e nessun'altra cercherò. Pronti muore. Basta muore. Muore nell'ombra la vita, nel silenzio di tanti ricordi, pur se l'estate è finita, ti amo ancora. Si è spento il sole, chi l'ha spento sei tu. Cattiva! Che poi, voglio dire, no? Uno va a casa sua, quell'altro va a casa sua, ma uno si può anche incontrare. Cioè no, non esisteva. T'ho fatto. No, vabbè, diciamo che magari un tempo era più difficile. Era un attimino più complicato. Adesso le distanze sì, non oddio, sono più. Sì, adesso in questo periodo. Lasciamo perdere, esatto.
Doveva praticamente anche andare a trovare l'amica nel palazzo di fronte, era un casino. È diventato una questione di Stato non più di qualche mese fa, no? Su tutti i social. Senti, ciao Patrizia, ciao Flavio, Fabio, ciao Adriana, Samir, ciao ragazzi. Ciao a tutti e grazie per condividere con noi questo momento di sorrisi in cui effettivamente c'è anche un po' di dolore e di tristezza, perché appunto soprattutto nel passato, ma sempre quando si parla di amore in particolare, appunto vengono fuori le tragedie. Sì, vabbè, però ripeto, poi dipende anche un po' dal, da come si interpretano, come si cantano, no? E anche se inserite in una rubrica come sorrisi, dai, noi stiamo riuscendo a metterci qualche cornice e quindi la rendiamo più comunque divertente, perché poi è questo. Sì, no, questo dobbiamo sorridere. Naturalmente noi stiamo facendo questo, speriamo di far sorridere anche voi. Senti, abbiamo ancora qualche minuto. Quanti minuti? Diciamo che ne abbiamo 5. Cosa facciamo in allora, 5 minuti? Facciamo... fare quella faccia lì, non è colpa mia, è passata un'ora. Tu lo sai cosa ho fatto quel giorno? Quando io la incontrai? Caspitina, sei preparata? Abbastanza. Allora, vediamo, tu non sai cosa ho fatto, che cosa ho fatto quel giorno quando la incontrai? Quello che faccio anche adesso, il pagliaccio. Non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Ecco, qui è un po' diverso il tema. No? Mi spiace, ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra agli occhi di lei. E scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Anche qui c'è la tragedia, non lo cagava proprio, quindi è chiaro che... Sì, perché facciamo tutte così, no? Perché? Ma fate tutti così? Mamma, uomini e donne. Ah, okay. Io le piacevo. Perché le piacevo. Pronto, le mia mamma. Lei mi amava, mi odiava, mi amava, mi odiava, era contro di me. Io non ero ancora il suo ragazzo e già viva per me. Pronti! E per farmi ingelosire quella notte lungo il mare è venuta con me. Ora tu chiedere a me tua moglie dov'è. Porca paletta! Potevi immaginarti giorno l'altro sarebbe andata via, l'hai sposata sapendo che lei, sapendo che lei moriva per te, ho i tuoi sogni, hai sposato il tuo corpo, non c'è il suo corpo, non c'è il certo. Suo corpo. Un giorno io vidi lei entra nella mia stanza, guardava come silenziosa, cosa aspettava? Aspettava un sì da me, quindi dal letto io mi alzai e tu già la guardai, sembrava un angelo. A me sembrava più che altro allora, un diavolo, ma bravo. Mi stringeva sul suo corpo, donava la sua bocca, mi diceva solo tua, ma di pietra io ne sai. Faccio questo pezzettino che mi ricorda una storia d'amore di tanti anni fa, sempre nata al mare. Inutile suonare qui, non aprirà nessuno, il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, tutto pieno e poi un calcio alla TV, solo io. Poi come faceva? Solo
solo tu, ultimo una canzone Rana. Finalmente questa qui che hai cantato con un lieto fine. Bene. Cioè, no? Allora, no, invece c'è, non, non c'è un lieto fine, c'è una canzone dove praticamente anche questo è di un pezzo scritto da Celentano, dove si narra, si parla dell'amore verso una persona. Qui non ci sono, non ci sono tragedie. Questa è l'ultima canzone che facciamo. Io intanto comincio a ringraziarvi, con Ivan veramente ci siamo divertiti tantissimo e speriamo di avervi trasmesso un po' di allegria e un po' di sorrisi. Sì. Lo so, ma questa è la discografia di Adriano. No, allora, la conosciamo tutti e ci piace, no? Finale. Io non so parlare d'amore, emozione, non ha voce, e mi manca un po' il respiro, se c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quello che sono, disonesto mai lo giuro, ma se tradisci non perdono, ti sarò per sempre amica, sposo come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai, per sentirci veramente noi un'altra vita mi darai, se non conosco la mia compagna tu sarai, fino a quando sono caratteri diversi che non fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente, siamo due legati dentro, come sai la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Grazie. Grazie a te Ivana, come sempre, bellissimo, tutto bellissimo, è stato emozionante. Ci siamo divertiti, spero che ci siano divertiti anche le persone che ci hanno seguito, sono state insieme a noi, noi regaliamo sorrisi, ci siamo divertiti davvero tanto. Alla prossima. Alla prossima. Grazie Roberto. Grazie Ivana, seguiteci. Grazie a tutti. Eviteremo i formati sul prossimo evento. Prossima settimana. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao. Ciao. Sun is peeking through the curtains. It's time for me to go. Reality is hurting. Oh, I gotta go. I gotta go. If I got superpowers, unstoppable call, be right here in this moment, you're all I want. If I got superpowers, unstoppable call, wish I got superpowers. Sognare si può. La radio con un cuore intorno. Sognare si può. E non è peccato. Sognare si può. Anzi, devi. Se ci... We try to love and love it.
try to love and go inside, to mesh love you with struggle. I feel like